Buongiorno Lia Levi, è un piacere. Il giorno della memoria raccontato ai miei nipoti è un libro che spiega ai giovani lettori in modo chiaro e sincero il significato della giornata della memoria, che commemora le vittime dell'Olocausto. Il 27 gennaio 1945 è una data che noi dobbiamo tutti ricordare, conoscere e ricordare. Perché? Perché è logico che sia stata la più grande tragedia del secolo, diciamo, dei secoli, e certamente quello che è sofferenza, quello che è pensiero, non dovrebbe avere delle scadenze, perché i sentimenti sono liberi. Però è anche vero che fissare una data è come mettere un paletto, qualcosa che ti chiama a ricordare, perché sennò ognuno va così, da dietro i propri impegni, le proprie esigenze, e quindi ti fermi e pensi. E questo si è rivelato utile, non è stata una cosa così esterna. Il giorno per cui è stato scelto, è stato già detto, no? Il giorno della memoria, il giorno della liberazione da parte dei russi, sono arrivati al lager di Auschwitz e hanno scelto questo dopo molte discussioni. Perché sì, è la tragedia, ma anche il dopo tragedia, cioè la liberazione. Quindi la tragedia è la proiezione verso un mondo che deve essere diverso. La sua infanzia è segnata dalle leggi razziali e dell'occupazione nazista. Il racconto è quello di una bambina che si trova improvvisamente a vivere, dei problemi che sono troppo grandi per lei. E quali sono gli effetti traumatici che ebbero le persecuzioni sui bambini ebrei in Italia, anche tra coloro che non furono deportati, ma che rimasero in Italia, ma furono costretti a lasciare le loro case? E si nascosero, per paura, spesso anche separati dai genitori. Allora, i bambini non sono tutti uguali e devo dire che conta molto l'età in cui una cosa ti colpisce. Devo dire, per esempio, facciamo uno dei traumi delle leggi razziali dei fascisti, quando i bambini sono stati cacciati dalle scuole. Ora, io facevo la prima elementare, ero timida, non avevo mai capito cosa voleva la scuola da me. Quando mia madre mi ha detto con cautela, ti devo dire una cosa, il prossimo anno non puoi più andare alla scuola, alla tua scuola, e ho detto perché? No, perché Mussolini non vuole, mi ha risposto così, no, veniamo con i fatti, non vuole i bambini ebrei nelle scuole. E io ho pensato che era un regalo, ho detto, ma accidenti, tipo che bel colpo, no? Quelli che avevano qualche anno più di me. Specialmente, per esempio, mio marito con 5-6 anni era già alle medie, è stato uno dei traumi della sua vita. Non sarei mai dimenticato, perché essere cacciato da scuola è essere cacciato via dalla società, perché la società, dagli amici che sono amici no, che ti sei formato negli anni, dagli insegnanti. In più è stata una cosa fondamentale che io vivevo in una città che Torino era allora. E nelle grandi città dove c'erano comunità un po' consistenti, lo Stato ha dato il permesso agli ebrei di fondare delle scuole ebraiche. E quindi io poi sono andata a scuola. Devo dire che il diritto allo studio non mi è mancato. Sono andata a una scuola ebraica ed erano scuole vere, compresi i libri di testo in cui si diceva viva Mussolini, cioè non è che la scuola ebraica l'ha cambiato. E dopo a Roma, che è stata la nostra patria, in cui siamo sbarcati, perché Roma è una città così indisciplinata, ma delle volte anche l'indisciplina ha dei punti di luce. Lì mio padre ha trovato un lavoro e da allora da Roma non ci siamo mai più spostati, se non poi per nasconderci dall'epoca dei tedeschi. Posso fare un esempio, in Germania, no, in Germania c'è stata la tragedia è cominciata molto prima, però i bambini ebrei erano accettati nelle scuole ancora. Come voi sapete dalla storia, avevano messo una striscia gialla a delineare, no, il pavimento e dovevano stare in quel punto lì. E questi sono stati picchiati, insultati.
Quindi io dico, il fatto che non ci ha cacciato Mussolini ci ha fatto un piacere, ma non si era in pericolo di vita. Cioè il fascismo, le leggi razziali del fascismo non contemplavano di uccidere gli ebrei e neanche di arrestarli se non per un reato. Tutto è cambiato, come tutti sanno, quando c'è stata l'occupazione nazista. Allora lì il pericolo si è fatto proprio, era nell'aria. Dopo è venuto il patto dell'oro, che cerco di spiegare in poche parole. Cioè i tedeschi, il comando tedesco, ha chiamato i dirigenti della comunità ebraica di Roma e ha detto: noi ci impegniamo a non arrestare e non deportare nessuno degli ebrei di Roma, stiamo parlando di Roma, però volevamo in cambio 50 chili d'oro. Ora anche lì si sono fidati, perché? Perché non era in un vicolo che dice mettiamoci d'accordo, facciamo. Era ufficiale, era una cosa che era stata informata alla polizia italiana e tutti ci hanno creduto, no tutti, una parte della popolazione, aggiungendo al fatto del Papa, ci ha creduto, ci è cascata in questa enorme, tragica truffa. Noi bambini, cioè nella mia famiglia, non sapevamo quasi niente. Io neanche sapevo che il nostro nemico era Mussolini. Dato che studiavamo libri di testo, il nostro eroico Duce, e non lo dicevano, per sicurezza anche. Una cosa invece divertente sempre si dice, tra virgolette, quando sono arrivata a Roma, quindi metà anno scolastico della quarta, era tutta un'altra cosa. Dicevano cose contro il fascismo e c'era quel gioco, non so se qualcuno di voi l'ha letto, che a me mi ha molto colpito. Alla lavagna tu facevi reduce diviso re, il re nel re sta una volta, va sul duce. Era questo il modo per fare la propria protesta politica. Quasi tutti erano orientati verso l'ottimismo, i miei no. Mi ricordo che mio padre ha detto, se volevano non toccare gli ebrei, non li nominavano. Non c'era bisogno di tirare fuori il problema ebraico, anche perché sapeva che Roma, insomma, sarebbe stata liberata, no, dall'esercito degli alleati che avanzava. Se hanno fatto questo, l'hanno indicati, allora c'è pericolo che succeda qualche cosa. Questo libro, ma tutti i libri rivolti ai ragazzi, parlano appunto non solo ai nipoti, ma a tutti i giovani e futuri cittadini, insomma, che avranno anche delle responsabilità poi all'interno della società. È scritto con parole di profonda umanità. E quanto è importante educare al rispetto del prossimo e, come dice lei nel libro, anche ad essere sensibili, parla di sensibilità, nei confronti di chiunque venga bullizzato, emarginato, deriso, discriminato. Questa è una cosa facilissima da dire, è piccola, però dentro c'è tutto. Sensibile appunto al tuo vicino di banco che si sente isolato, sensibile a uno straniero che è angosciato perché non capisce la lingua, sensibile. E arrivi a essere sensibile verso un fatto storico gravissimo, che però è proprio della stessa catena, perché sempre lì occupa dell'altro e senti la sofferenza dell'altro. Se fosse così, la società sarebbe a posto. Ha scritto: la memoria non smette mai di compiere il suo lavoro. Come possiamo noi genitori, figli, insegnanti, tenerla sempre e ancora viva? È questo, la memoria, perché se uno pensa, non devi confondere ricordi con memoria. Perché ricordi, a parte che possono essere volatili, possono scomparire, possono essere aggiustati senza che te ne renda conto, non come dono, di migliori. La memoria è proprio il lavoro che tu fai sul ricordo. E quindi resta la parte valida, la parte universale, cioè cos'è che resta? L'amore, l'odio, la gelosia, la vigliaccheria, il coraggio, queste sono
cose che restano. Quindi non è ferma. Nello stesso tempo, dal punto di vista storico, io che ho vissuto quel periodo, che ho letto molti libri, non si finisce mai di apprendere un altro dato. Conosci una persona che ti racconta una cosa, ma non è solo gli avvenimenti, è il pensiero e il problema che ti creano questi avvenimenti. Ora, io dico che il giorno della memoria ha molto funzionato per questo. Mentre i primi tempi, i primi anni, io andavo lì, raccontavo un pochino di fatti, adesso i ragazzi sono già preparati. Loro ti dicono degli episodi in più, delle cose, come sono bravi ad andare sui social o no. E in più ci sono stati, per esempio, i viaggi del Lager, Auschwitz. Quindi cosa si può fare? Non si deve fare discorsi teorici, discorsi storici. La storia è molto importante. Allora, riassumendo, si parte dal coinvolgimento e conosci la vita, la tragedia, però il lato storico poi di inquadramento non bisogna... È necessario. Dopo, quando sono più grandi. Prima sono entrati e poi gli spieghi quel mondo. Signora Levi, veniamo all'attualità di queste settimane. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo è nuovamente in fiamme. Il 7 ottobre 2023 ha segnato una seconda tragica linea di frattura con il brutale attacco di Hamas al popolo di Israele. Lei ha parlato di senso di delusione, come se la nostra testimonianza non fosse servita a niente, ha scritto e detto. Non le sembra invece che il dolore ebraico faccia parte della nostra coscienza acquisita? Quello che c'è stato lo scorso ottobre, ancora 23, è stato qualcosa di simile, anzi sovrapponibile a quello che è stata la Shoah. Mentre quando mi interrogavano i ragazzi, no, i bambini, crede che questa sia la Shoah, sia ripetibile nella stessa forma, anche Primo Levi aveva detto il successo potrà succedere. Io dicevo con convinzione, tragedie ce ne sono terribili, ce ne sono di tipi, ci sono state queste di tipo politico, però così no, così non sarà. Perché cos'è la differenza? Non è un esercito che marcia contro un altro esercito o una vendetta, ma sempre di tipo collettivo. La differenza era che qui si è andato specificatamente a ammazzare uno per uno gli israeliani. Io vado a cercare il singolo bambino, come hanno fatto le truppe di Hitler. Arresto, mi porto via quello con la carazzella, i vecchi, le mamme che avevano con bambini piccoli. Tu sei andata a cercare le persone. Noi che siamo andate nelle scuole, no? È vero che ci hanno seguito, è vero che si commuovevano, non facevano finta, che si identificavano, ma si è fermato lì all'azione emotiva. Quando è suonato un allarme, è girata una parola d'ordine diversa, quando con questa confusione che si è fatto fra un genocidio di un certo tipo e quello che è vittima, no, di una guerra, si è scatenato un tale odio contro gli ebrei, contro i singoli ebrei, non solo in Medio Oriente, nelle città, nelle università, nelle scuole. Questo è l'antisemitismo di sempre. Qua c'è un odio atavico, anti-ebraico, che non c'entra niente Israele, e che non è stato sradicato. Abbiamo sbagliato, forse quello che ho detto prima, all'emotività doveva seguire la storia e scavare cosa vuol dire, che tipo di antisemitismo. Di razzismo è questo, però è l'unico che non tramonta mai. E lei ha scritto: ci avete chiesto, frastornati, perché non vi siete difesi. Lei però anche si è data questa risposta: noi ci siamo difesi e voi avete cominciato o ricominciato ad odiarci. Come si può fermare l'odio?
e quindi la guerra è dunque inevitabile? Hanno cominciato a odiare gli ebrei, perché la cosa che io ho scoperto, no, ci ho ragionato sopra, non è che il giorno dopo hanno cominciato, allora c'è stata l'azione armata di Israele, che non chiamerei vendetta, ma reazione, no? Ci sono passati 19 giorni, non ci ricordiamo di questo, andate a vedere. E già il giorno dopo, dopo aver detto mamma che cosa terribile, cominciavano a accusare gli ebrei. Tutti, ma però, è però colpa di Israele che non ha mai accettato lo Stato palestinese, una cosa del tutto assurda perché Hamas dello Stato palestinese non importa niente. E quello che mi ha colpito è stato quello. 5 minuti di ma sì, che mi dispiace, eh? E subito accusare gli ebrei. Si è rovesciata tutte le cose, le marce della pace, le fiaccolate, il dono. Era tutti con Hamas, no, quasi tutte, le stesse scuole che noi abbiamo incontrato. E l'ebreo considerato colpevole a prescindere. È sempre colpevole. È indubbio che il 7 ottobre ha riaperto una ferita e ha fatto sentire il peso di un dolore antico, un atto di guerra barbaro contro gli innocenti. Ma altri innocenti muoiono in questi giorni sotto i bombardamenti a Gaza. Il dolore ha una sola dimensione o ne ha più di una, a suo avviso? Guardi, è una domanda questa finale è molto interessante, perché se muore un bambino non puoi dire soffro per quello e non per quell'altro. Però poi la sfumatura del giudizio e del come c'è, perché sennò dovremmo soffrire, noi soffriamo ugualmente se è una persona che conosciamo, se muore un bambino anche di malattia. Però non possiamo con la mente fare delle distinzioni, delle modalità. Una cosa è a seguito di, no, di una guerra, una cosa, io vengo a casa tua per ammazzartelo così, perché ho deciso di ucciderlo. E per il resto, secondo, insomma, ognuno di noi giudica, ci sono delle ragioni storiche, ci sono però degli sbagli, non ci piacciono forse i governanti di Israele, che non sappiamo, non siamo tranquilli di come si stanno muovendo. Qui siamo politica, è logico. Come si fa? Siamo in una tragedia. Lei cosa vede in prospettiva? Lei pensa che la soluzione che si prospetta, che è stata prospettata, che molti prospettano, dei due popoli e due stati, sia possibile ancora? Più che mai troppo tardi? No, non è più che mai. Una volta mi ha detto, ma lei cosa spera? E io ho risposto, mi cito, spero di sperare.